Rossella Gianfagna, rettore del Convitto Mario Pagano, oggi l'inaugurazione di un nuovo percorso museale, 200 anni di storia che vengono restituiti alla città e non solo. Sì, cioè oggi è la prima domenica al Convitto. Abbiamo voluto dare l'opportunità a tutti i cittadini della città di aprire queste porte di questo Convitto per far conoscere la storia e le bellezze. Oggi abbiamo inaugurato, facendo entrare le persone appunto con invito. Dal prossimo mese ci sarà l'apertura e la prenotazione da parte di tutti. Ed è bello un palazzo del genere, una storia di 200 anni, metterla a disposizione di tutti quanti. Ecco, a disposizione di tutti quanti, non solo della città, si guarda oltre anche delle audioguide in lingue differenti. Sì, perché andiamo verso quello che è una scuola internazionale, quindi ci sarà la possibilità di seguire il circuito non solo nella lingua italiana, ma anche in lingua inglese. Nella Rescigno di Muse, oggi qui al Convitto Mario Pagano, un nuovo percorso museale con 200 anni di storia, di cultura che vengono restituiti alla città. Che cosa è possibile visitare qui al Convitto Mario Pagano e soprattutto cosa è possibile scoprire all'interno di questo storico edificio? Allora, abbiamo organizzato un percorso che accompagna il visitatore attraverso visite guidate, ma anche dei pannelli e poi saranno anche le audioguide, a scoprire le storie dei convittori, degli insegnanti, degli architetti che hanno lavorato per realizzare questo meraviglioso edificio, le storie di arte che lo hanno attraversato, gli insegnanti di disegno, gli artisti, Trevisan, Romeo Musa. Tutto questo è raccontato in un percorso che i visitatori potranno scoprire, conoscere e finalmente entrare nel vivo di un'istituzione che ha una storia appunto lunghissima di 200 anni.